Buon lunedì, bentornati su Rete 8 all'appuntamento consueto con Chef in Cucina. Oggi sono felicissima di salutarvi dalla meravigliosa realtà di Terra di Ea, una splendida giornata autunnale insieme alla nostra chef. Ben ritrovata! Ben ritrovata Jennifer, Come buongiorno a stai? tutti. Come stai? Molto bene, molto Tutto bene. Accogliamo quest'autunno e siamo felici che ancora ci regali queste giornate bene? È luminose vero, è come quella di vero. oggi. È vero. E allora, che ricetta ci proponi oggi? Vedo una ricetta veramente adatta per la prima colazione, secondo me. Colazione e merende di grandi e piccini. Partiamo, è una ricetta semplice, con le carote. Fondamentalmente facciamo una torta di carote e nocciole. Le carote sono sempre presenti in tutte le case e Davvero? anche i bambini le gradiscono molto, spesso a crudo, È anche semplicissimo. vero, è E vero. allora pensiamo a loro e anche a noi È e vero. prepariamo questa ricetta, appunto, torta di carote, nocciole. Andremo così a lavorarle. Esatto. Iniziamo dalle carote che tritiamo finemente e appassiamo leggermente in padella con un goccio di rum, di liquore, quello che si preferisce, e un pizzico di sale. Ok. Fatto questo, andremo a tritare le nostre nocciole finemente, diventeranno come una farina. Eccole qui, ve le faccio vedere io Ok. Cristina, chiaramente. tu le hai tritate a coltello oppure le hai fatte con un Allora, io mi sono mixer? fatta aiutare da un robot da cucina, Ok. chiaramente se si preferiscono anche magari leggermente più spesse, ma servirebbero proprio a ridurle a farina, perché Ok. andranno poi a comporre appunto tutto il nostro composto. Il composto viene fatto così, quindi da queste nocciole tritate insieme alle carote, la farina, burro, il burro che viene sciolto precedentemente insieme a un po' di zucchero, io ho usato questo bianco in questo caso, quello anche di canna, quello che preferisce, che si preferisce, e delle uova. Contemporaneamente andremo a montare una parte degli albumi insieme a dello zucchero. Ok. Questo renderà il nostro composto morbido, allo stesso tempo arioso, perché l'albume montato chiaramente gli conferisce una spumosità e una leggerezza diversa, che andremo a mettere nella nostra pasta forbice, perché il primo passaggio, cara Jennifer, ecco qui la stavo dimenticando, è prepararsi la nostra pasta frolla. Ognuno chiaramente seguirà la ricetta che preferisce. Sì, noi infatti ne abbiamo fatte diverse di paste frolle insieme ai nostri chef pasticceri. Vi ricordo la ricetta della pasta frolla del nostro pasticcere Angelo Di Massimo, ma insomma la pasta frolla è veramente la base della pasticceria. Ognuno può fare la propria ricetta, che sono certa sarà buonissima. Vediamo se ho capito bene, Sì. perché la particolarità di questa torta è proprio nel ripieno, cioè non è la classica torta con le carote, è più un tortino ripieno con questa farcia che è molto ariosa e spumosa. Quindi Sì. i tuorli li andiamo a lavorare con il burro, la Sì, farina, la le farina. carote e la farina di nocciole. A Perfetto. parte montiamo gli albumi e immagino li incorporiamo con lo zucchero e Con lo poi li zucchero, li incorporiamo alla incorporiamo in fine. un secondo momento, sì, sempre stando attenti a mescolare dal basso verso in alto, cercando appunto di non far perdere quella spumosità che l'albume montato a Esatto. neve è riuscito a darci, e lo incorporiamo nel composto che abbiamo preparato. Particolarissima questa. Non è una classica torta alle carote. Mi piace moltissimo questa ricetta, Cristina. Complimenti. Grazie, grazie Jennifer. E una volta che abbiamo incorporato tutti i nostri ingredienti, come vedete, Che ce li abbiamo bella. qui, li andremo a versare. Io ho preparato questa terrina, in questo senso la potete sicuramente fare delle dimensioni e delle grandezze che preferite. Andremo a mettere il Che bella nostro composto consistenza. nella sua base di pasta frolla ed eccola qui, è pronta per andare nel forno a 180 gradi per 30 minuti. Noi ovviamente per tempi televisivi prepariamo tutto con netto anticipo ed eccola qui la nostra torta alle carote che poi, come potete notare, ha una superficie molto simile a quella del pan di Spagna. Mi ricorda un Sì. po', diciamo, la struttura, del pan di Spagna e questo è dato sicuramente dall'albume montato Dall'albume montato, che poi bene. cotto appunto a 180 gradi ci fa questa piccola colorazione e anche croccantezza che rende la nostra torta ancora più particolare. Qui ve la faccio vedere, L'abbiamo già appunto impiattata. tagliata, ed Ma che ecco qui. carina! Beh, che dire, Cristina, io ti faccio i miei complimenti perché questa è una ricetta facilissima, quindi rifacibile a casa in qualsiasi momento, soprattutto anche molto versatile, perfetta per la prima colazione, ma anche per una sana merenda, perché insomma, ricordiamocelo, facciamo sì che i nostri figli facciano merende sane, quindi quando possiamo prepariamola a casa. Solo una domanda ti volevo fare, Sì, Cristina, quanto tempo si conserva questa torta così? tranquillamente in frigorifero anche Ok. per 5 giorni. Ah, vabbè, ma dove dura 5 giorni una torta del genere? Grazie
Grazie, grazie Cristina. A voi, grazie Jennifer. E che dire, anche domani vi saluterò da questa splendida location in compagnia di tutto lo staff di Terra di E. Ora lascio la parola ai nostri telespettatori d'eccezione, i quattro santi. Scusa, che stai facendo? Ah, la pasta asciutta. Cristian, la pasta asciutta non si fa così. E come si fa, scusami? Ci vuole pazienza. Ti faccio vedere. Prendi lo spaghetto. Prendi uno, tovagliolo, e asciughi. Sì, così. Ma quanto tempo ci vuole per farla così? Faccio prima con questo. Sì, sì, ma ci vuole pazienza. Ecco qui, assaggio. Com'è? È al dente, vale? Sì, perché ci vuole pazienza. Ci vuole pazienza. Pazienza, mannaggia santa.